La storia di Garofoli è la storia di un uomo, di una persona che circa 42-43 anni fa ha deciso di diventare imprenditore. Ha cominciato a produrre elementi per i mobilieri, perché nella zona delle Marche c'erano già allora i cucinieri, scavolini, eccetera, eccetera, e ha cominciato come terzista. Poi circa 25-26 anni fa ha deciso di creare una linea di porte e di avere dei propri rivenditori, quindi di abbandonare il settore del terzista e diventare un imprenditore proprietario di una catena di, diciamo così, di una commercializzazione dei propri prodotti. E quindi è nata la Garofoli Porte. Quindi è un'azienda che esiste come portaiolo da 27 anni circa. Circa 12-13 anni fa ha creato una seconda azienda, sempre nel settore della porta interna, utilizzando materiali diversi, già 15 anni fa abbastanza innovativi, i laminati, e quindi oggi il gruppo comprende due aziende, Garofoli e Gidea, che sono praticamente sullo stesso mercato ma su livelli, diciamo, su nicchie diverse. Una delle caratteristiche di Garofoli come persona e della Garofoli come azienda, caratteristica riconosciuta un po' sul mercato anche dai competitori, è la capacità di innovare. Garofoli è nato proprio come innovatore di prodotto, a lui piace proporre prodotti nuovi perché piace dare la possibilità ai suoi rivenditori di offrire sempre qualcosa di più e di diverso rispetto al negoziante che compete con il nostro, per cui questa sua caratteristica è veramente qualche volta estremizzata, cioè un po' eccessiva, però a lui piace proporre cose nuove, è una sfida personale. E quindi anche oggi qui a Parigi, alla fiera del Batimat 2013, presentiamo diverse novità. Alcune novità sono legate effettivamente al mondo della porta, quindi sono porte. Altre di queste sono più legate al settore dell'arredamento, perché la grossa invenzione di Garofoli, dico invenzione perché nel mondo della porta è un'invenzione, è di aver creato un concetto di casa, il concetto che parte dalla porta, si allarga a un rivestimento murario in legno, magari dello stesso colore della porta, della stessa finitura, si abbassa sul pavimento con un parquet in legno anche della stessa finitura, arriva alla cabina armadio, che può essere appunto un walk-in closet, quindi proprio una vera e propria cabina, oppure rimanere come anta e quindi copertura di nicchia, creazione di un armadio vero e proprio. E questo aspetto è molto apprezzato dal rivenditore, che oggi non è più il rivenditore di 20 anni fa, che magari era un falegname che si era un po' reinventato commerciante, ma è un vero e proprio arredatore il rivenditore oggi, è un consigliere per il privato e per l'architetto, perché anche l'architetto può prendere spunto e sa esatto che in un'azienda come la Garofoli può attingere a diverse formule per poter poi tirare fuori anche lui un'idea nuova per il suo cliente, e questo è molto apprezzato sul mercato. L'ultima novità proprio tirata fuori, che è ancora non dico in fase sperimentale ma in fase di lancio, è il sistema, diciamo, di arredamento a giorno, quindi libreria sempre integrata nel colore, nella finitura, con la porta, col parquet, con la boiserie, e questa è un po' un'ultima, diciamo così, completamento di questo concetto Garofoli, a cui lui tiene molto e teniamo molto anche noi come forza vendita, perché dà una spinta molto enorme, molto grande, molto molto grande alle vendite. Oggi qui a Parigi abbiamo esempi di tutto questo, il concept anche qui dove noi siamo si esprime un po' al massimo, diciamo, perché c'è la libreria, ci sono le porte che sono proprio della ultima creazione di Garofoli, il parquet a terra, la boiserie che fa da fondale comunque alla libreria, e
nei mercati dove vengono apprezzati di più questo concept sono intanto quelli esteri, tutti, e poi anche quello italiano, ovviamente, dove il gusto, diciamo, un po' è un'essenza che si esprime al massimo. Ecco, nell'affrontare poi i discorsi sull'Expo, una vetrina molto importante, diciamo, che siamo riusciti a mettere a punto negli ultimi 2 anni, è proprio quella di Arci Expo, come, diciamo, portale internazionale dell'architettura. 5 anni fa, 6 anni fa, quando abbiamo iniziato a collaborare, anche all'interno dell'azienda era difficile comprendere che cosa potesse portare in più un portale come Arci Expo. Non era facile capirlo, perché non è facile comprendere i processi in internet, che cosa succede in internet. Invece oggi, grazie anche al supporto delle persone che ci lavorano in Arci Export, abbiamo effettivamente sviluppato una politica, sviluppato una comunicazione che passa attraverso Arci Export, che ci porta quotidianamente circa 20-22 contatti. Sono importanti perché sappiamo già che sono filtrati da un portale dell'architettura, e quindi sappiamo già che si tratta di persone che hanno una predisposizione per prodotti di design di un certo livello, di una certa qualità, e quindi già è più facile poi l'approccio successivo, il dialogo successivo. È chiaro, in alcuni mercati la percentuale di chiusura su questi contatti è addirittura al 100%, per esempio negli Stati Uniti. In altri mercati è inferiore, ma semplicemente perché poi il cliente non sempre da noi trova quello che cerca, ma è normale che sia così, voglio dire. Quindi, o spesso magari non c'è una copertura territoriale ideale, però diciamo che sempre di più per noi Arci Export diventa una vetrina quasi fondamentale.